Sto registrando anche la lezione, va bene? Va Ciao bene. Carol, benvenuto. Allora, a sudamo sti microfoni perché sennò non ci capite niente, ah? Già che il tempo è poco. Se non capite quello che dico, andiamo avanti. Le prime diapositive le farò velocemente perché già le abbiamo viste la volta scorsa. Però così ci serve da ripasso. Che cos'è la programmazione? Programmazione vuol dire istruire qualcuno. Se non capite quello che dico, fermatemi, va bene? Non l'avevamo fatto l'altra volta questo. Sì, le sto riprendendo velocemente. Ah, ok. Istruire qualcuno o qualcosa a fare determinate azioni. Per esempio, una mamma che spiega a un bambino come si fa una cosa, una ricetta di cucina, oppure come si arriva da una strada per andare a un'altra strada. Ma programmazione vuol dire anche trasformare qualcosa in partenza in qualcosa finale attraverso un procedimento preciso. Per esempio, per trasformare l'acqua in ghiaccio. Cosa devo fare? Devo mettere l'acqua nella formina per il ghiaccio, la metto nel freezer e ricevo il ghiaccio. Anche questa è una forma di programmazione. Quali sono i procedimenti fondamentali della programmazione? Abbiamo dei dati in input che vengono elaborati e il cui risultato finale è l'output. Per esempio, nel caso della cucina, della ricetta di poco fa, i dati di input erano l'uovo, il sale e l'olio che attraverso il processo della cucina vengono trasformati in un uovo fritto. Oppure, partendo da via Melchiorre, seguendo le indicazioni stradali, io trasformo il mio posto in via Baldassarre. Oppure, se ho due numeri, 4 e 5, attraverso il procedimento di somma, io ottengo 9. Quindi tutti i procedimenti di elaborazione prevedono sempre un input, un'elaborazione e un output. Non può sussistere un programma se vengono a mancare uno di questi tre fasi. È chiaro fino a qua? Ok, Sì, chiaro. a posto. Io ho paura che io parlo e io mi sento. Andiamo avanti. Quali sono i passi da affrontare per poter fare un programma? La prima cosa è l'analisi. Poi abbiamo la codifica e poi abbiamo il texting. L'analisi che cos'è? L'analisi consiste nel leggere bene il testo del problema. Che Luigi. fare con Luigi? Che devi fare con Luigi? Ma silenzio. Leggere bene il testo del problema. Capire quali sono i dati che mi interessano, stabilire quali sono le operazioni per trasformare i dati che mi interessano in dati di output. Per esempio, se io chiedo a Fiore, Fiore ci Sì, sei? qua c'è. Perfetto. Se io ho il problema, questo problema qua, conosco il raggio di un cerchio e il lato del quadrato. Calcolare l'area del quadrato. Secondo te di queste cose che ho detto mi servono tutte? Sì, perché il raggio mi serve. Mi serve ho il raggio del cerchio, il lato Ah, del quadrato. l'area del quadrato? Sì. No. Mi servono tutte, mi servono solamente quelle in mente al quadrato. Perfetto. Per cui nell'ambito è Ma ci stato? sono arrivo. Ah? No, Non arrivo stato. lo so che non eri tu. Il mio problema è che io, così, in condividendo lo schermo, vi vedo fino a un certo punto. Allora. Quindi, vedete che su questi però ve la faccio fare la verifica. Sulla programmazione ci tengo a farvi la verifica. Sulle altre cose non me ne frega niente, ma su questi sì. Quindi la prima cosa è cercare di capire all'interno del testo quali sono i dati che realmente mi servono. Poi devo definire quali sono le cose, le operazioni che devo fare per trovarmi l'output e alla fine devo definire l'output.
La fase di codifica invece consiste nel trasformare le operazioni definite in fase di analisi in un linguaggio di programmazione. E la fase di testing vuol dire provare il programma per vedere se funziona bene. Ci siamo fino a qua? Sì, bro. Quindi la cosa più importante di tutti è la fase di analisi, che è qualcosa che si fa a tavolino. Cioè, per fare programmazione, il computer serve soltanto nella seconda fase. Nella prima fase, che è la fase più difficile di tutti, è proprio la fase di analisi. Andiamo a vedere che cosa c'è nella fase di analisi. Cosa bisogna fare? La cosa principale, ve l'ho detto poco fa, è definire l'input e l'output. Questo è l'esempio che io ho chiesto a Fiore poco fa. Cioè, nel caso del problema in cui mi dice ho un cerchio con il raggio di 7,25 e il quadrato con un lato di 6, calcola l'area del quadrato. A me il raggio del cerchio in questo caso non mi serve, giusto? La serie ha cominciato. Come a fare? Sono da chiugare, mi riuscito prima. Ecco perché io non voglio stare su Team, esattamente per questo. Su Team, su Zoom. Allora, ci siamo fino a qua? Pronto? Sì, prof, poi potrebbe fare da così. Poi può fare degli esempi, poi, prof. Sì, prof. Oppure devo calcolare sapendo che vado in un negozio a fare la spesa. Vabbè, devo comprare un maglione. Per comprare un maglione devo fare il programma che mi calcola il prezzo del maglione sapendo il costo base e l'IVA. Cioè un maglione costa 100 euro più IVA. Ok? Se quando vado nel negozio mi dicono il maglione costa 100 euro, la camicia ne costa 70, i pantaloni ne costano 25, dice a me mi interessa solo il maglione. A quel punto il prezzo della camicia e dei pantaloni diventa una cosa che non ci serve. Sì. Quindi l'andiamo a escludere. Questi dati possono essere diversi, cioè non basta riconoscere solo quali sono i dati di input e di output, ci sono anche dei dati intermedi. Per esempio, ho la quantità di un prodotto venduto, quanto costa il prezzo unitario. L'IVA lasciatela stare perché poi l'ho modificato per farlo più facile. E il prezzo di vendita. Voglio sapere quanto ho guadagnato. Quali sono i dati che mi interessano? I dati che mi interessano sapere la quantità del prodotto venduto, giusto? Quanto l'ho pagato quando l'ho comprato e a quanto l'ho venduto. Ci siamo? Quindi quantità, costo dell'acquisto e costo della vendita. Questi sono i miei dati di input. Cosa voglio sapere in output? Quanto ho guadagnato. Ma come si calcola il guadagno? Il guadagno come si calcola? Se io ti dico ho comprato 10 maglioni a 50 euro l'uno e li ho venduti a 100 euro l'uno, per sapere quanto ho guadagnato, cosa devo fare? No, Andrea. C'ho un Andrea. Sì, io. Allora, prendo il prezzo, cioè, allora, ne ho preso, che ne so, 10? Sì. Ne ho presi a 50 euro l'uno, devo fare 10 per 50 e poi li vendo tutti, non ho capito. Sì, li vendi tutti a 100 euro. Quindi faccio 10 maglioni fratto basta fare, no. diciamo che come si calcola il guadagno? Il totale che ho incassato meno il totale che ho speso, no? Sì. Il totale che ho incassato come si calcola? La quantità per il prezzo di vendita. Quindi se ho venduto 10 maglioni a 100 euro faccio 10%. Quanto li ho comprati? 10 per 50. Giusto? Per cui ho fatto la differenza. Per cui che cosa ho? Ho tre dati di input. Un dato di output, che è questo,
ma nel mezzo ho altri due dati, che sono il totale della vendita e il totale dell'acquisto, che sono valori intermedi, che io non ho richiesto nel testo. Non è che qua ci ho messo voglio sapere quanto ho venduto in tutto e quanto ho speso in tutto per l'acquisto, anche se qua non c'è scritto, però è chiaro che per andarmi a calcolare il guadagno io devo calcolarmi necessariamente anche questi due dati. Quindi quello che io vi volevo fare capire è che ci sono i dati di input, i dati di output, che sono la trasformazione dei dati di input, ma c'è anche qualcosa che sta nel mezzo e che ci permette di passare da un input a un output. È un po' come in questo caso: il dato di input era l'acqua, il dato di output era il ghiaccio, nel mezzo cosa avevo? Le formine e il freezer. Mi seguite? Sì. Qui ho i dati di input, i dati di output, e nel mezzo c'ho il totale di quanto ho venduto e il totale di quanto ho acquistato. Okay? Ok? Ora, un concetto fondamentale della programmazione è il concetto della variabile. Che cos'è la variabile? Se prima non facciamo queste cose non possiamo fare programmi, purtroppo. Voi vedete anche questa finestra qua che io sto muovendo? No, vedete, sono il PowerPoint. No, sì, okay. Solo quello. Allora, ve lo ricordate? No, solamente PowerPoint dovreste essere. Ok, ve lo ricordate com'è fatta la memoria? A piccole quadrate. L'unità centrale è formata da che cosa? Da un processore. Simone, me lo dici? Questo cos'è? Un processore. Poi? Dall'alo. E poi? Chissà chi. E poi le caselle in cui rimangono. E come si chiama? Locazioni indirizzabili. Oppure che la memoria RAM. La memoria RAM non è altro che una serie di locazioni indirizzabili. Il processore a che serve, Simone? In che senso? A che serve il processore che c'è nel computer? Ah, processore, a fare i calcoli. Quello è l'ALO, bravo. Vabbè, l'ALO sta dentro al processore. No, o perlomeno fisicamente sì, però logicamente sono due cose diverse. L'ALO è quello che controlla tutte cose, che dà i comandi. È il sistema operativo. Diciamo che è il sistema operativo, diciamo così, per rendervi le cose più accessibili. Diciamo, non è il sistema operativo, però per farvi capire... Ma il processore è quello che dà il primo input, no? No, quella è la memoria ROM. Quella è la ROM. Ora lo capite meglio col prossimo esempio. Vi faccio vedere il prossimo esempio. Per sostare l'ALU è l'unità aritmetica e logica. L'ALU è l'unità aritmetica e logica, cioè quella che fa i calcoli o i confronti. Il primo valore è più grande del secondo, è minore. Queste sono operazioni logiche. Mentre le operazioni aritmetiche sono somma, sottrazione e così via. Il processore è quello che comanda su tutti. Nella scuola noi abbiamo il preside che materialmente nell'ambito delle classi non fa nulla, cioè non è che la preside viene in classe a spiegare, però dice: professoressa Barresi va in questo punto, e il professore Capizzi va in un'altra classe, e fate lezioni, mi fate vedere i compiti, vediamo come sono andati i ragazzi, se li dobbiamo promuovere o bocciare. Cioè il processore è quello che comanda su tutto. L'ALU è quello che fa i calcoli e questi quadratini sono la RAM, perché la RAM è formata da tante locazioni indirizzabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di questi quadratini ha un indirizzo. Com'è che io ho l'indirizzo che io sto a San Paolo, via Dal Detale numero 47? Simone sta in via X numero 45. Qui la stessa cosa, ogni quadratino ha un indirizzo e questo indirizzo è scritto o in forma binaria, quindi è scritto così quando sono 7, 8, oppure può essere scritto anche così. È un indirizzo questo di memoria. Questo cosa vuol dire? Che se io voglio sapere cosa c'è qua, devo conoscere il suo indirizzo, che è scritto o così.
E voi capite che all'interno della RAM, che ci sono miliardi di questi quadratini, andassi a ricordare a memoria tutti gli indirizzi è un po' difficile, no? Ovviamente. Giusto, no? Mi pare giusto. Non solo, la RAM cosa vuol dire? Da Coco, Gabriele, te lo ricordi cosa vuol dire RAM? Non c'è Gabriele. No, aspetta, non la stavo seguendo, stavi dicendo, stavo dicendo. Più canno. No, sono... no, sono... Che no, cosa vuol... ascoltando. Che cosa vuol dire questo... RAM? Te lo ricordi? La memoria. È la memoria. È la memoria, ma cosa vuol dire esatto, RAM? È una memoria random volatile. Volatile. Random access memory. Professoressa, è una memoria di lavoro. Una memoria di lavoro. Permette l'accesso diretto. Permette l'accesso diretto. È casuale, diretto e random vuol dire ammuzzo, casuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando le cose vanno qua dentro, ci vanno ammuzzo, non è che ci vanno una dietro l'altro. Il computer prende un dato, lo mette qua dentro, ma lo mette a caso. Quindi andarmi a ricordare milioni di indirizzi e andare a sapere in quale indirizzo ci va a mettere un dato è praticamente impossibile per noi, giusto? Una volta quando si programmava era così, si faceva la mappa della memoria con tutti gli indirizzi espressi in questo modo e io mi dovevo andare a segnare che qua dentro ci mettevo un numero, dentro un altro indirizzo ci mettevo un altro numero, ma diventa una cosa praticamente impossibile. E allora che cosa succede? Vi faccio vedere questa con l'animazione. Se riesco a prendere qua l'animazione. Ho aspettato un minuto. Allora. Quindi abbiamo detto, supponiamo di dover fare eseguire un programma. Cosa succede quando noi lanciamo un programma? Per essere eseguito, il programma dove deve stare? Quante volte ve l'ho detto questo? Deve stare? Giuseppe Scalia, dove deve stare il programma per essere eseguito? A posto! Desktop. No. Posso nella disco. No, per essere eseguito. Quando voi fate eseguire, finora abbiamo fatto Word, Excel, eccetera, eccetera. Quando lanciate il Word, lo trovate sul desktop, ma quando ci cliccate che lo aprite, si trasporta nella RAM, tipo. Si trasporta nella RAM. Cioè, anche quando fate un videogioco, il videogioco, quando voi lo fate partire, il videogioco deve andare per forza nella RAM, se no non può essere eseguito. Vi siete mai chiesto? Certo, deve caricare le cose vecchie, no? Deve caricare, esatto. Quando voi dite sta caricando che vuol dire? Che le cose passano dal dispositivo di input, che può essere una pendrive, può essere l'hard disk, può essere uno scanner, dal dispositivo di input va dentro la memoria. Questo secondo desktop non era questo invece. No, il desktop è, lo vedi là, disegnato, è appoggiato lì. È tipo per i collegamenti. Esatto, è un modo per farti dire, qua ci sono queste cose che puoi usare. Ma non è perché sono sul desktop tu le stai usando, non le stai usando. Le usi quando ci clicchi. Se tu nel tuo computer hai un videogioco, l'icona del videogioco ce l'hai sul desktop, ma non è che sta funzionando. Quando poi tu clicchi nel videogioco, il videogioco si carica nella memoria e poi parte e ci puoi giocare. Quindi cosa succede? Il programma deve stare all'interno della RAM, ma anche i dati che devono essere elaborati devono stare nella RAM. Ci siamo? Per esempio, supponiamo che io voglio sommare due numeri. Ci siamo due numeri A e B. Il primo numero lo chiamo A, il secondo numero... Ma questi dati vanno nella cache della RAM oppure no? Sì, 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 nella RAM, nella cache. Ok. Ho due valori, A e B. Voglio in output la somma. Ok? Che cosa deve fare il mio programma per fare la somma? Mi servono i due numeri. Mi serve di fare la somma.
e devo visualizzare poi la somma. Li devo fare così in questo ordine? Sì. Ma in che senso devo visualizzare la somma? Una volta che la calcoli, me la devi dire, se no che senso ha? Se io ti dico, calcola, fammi la somma di 4 e 7, tu che fai? Faccio la somma e poi io lo dico. Ah, ecco, e poi me lo dici. Peppe, fa 11, Peppe. Sì, ma se non me lo dici ha senso? Non ha nessun senso. Vabbè, appunto. Giusto, non ha senso. Non è che tu non lo fai, lo fai. Ma se non mi dici il risultato, che senso ha? Perché lo scopo, ricordatevi sempre, è quello di prendere dati in input e trasformarli in output. Quindi se manca un output, non ha senso fare quello che faccio. È come quello là che incontra un amico e ci dice, scusa, sai che ora è? Chiuda lì all'orologio? Sì. E se ne va. Scusa, se ti ho chiesto sai che ora è, perché voglio sapere che ora è, non per sapere se lo sapevi tu. Cioè, mi capite nella la cosa che voglio dirvi? Sta per scadere il tempo. Casomai ci scolleghiamo e ci ricolleghiamo, che finiamo questa cosa. Bene? Ma già sono passati 40 minuti. L'hanno messo un chiacchiere. Upgrade, vediamo che succede. Allora, cosa succede? Ho fatto aggiorno, vediamo che succede. Quindi il mio programma che cosa deve fare? Deve immettere un numero, immettere l'altro numero, fare la somma e visualizzarlo. Vediamo che cosa fa in effetti il programma. La prima cosa che fa è mettere il programma qua dentro. Perché se io queste quattro istruzioni non ce le ho qua dentro, il processore non le può leggere. Siccome è il processore che le legge e le fa eseguire, la prima cosa che devo fare è mettermi il programma qui. Ci siamo? Quando io clicco sull'icona di Word, il Word passa da qui alla memoria. Se io clicco sull'icona del videogioco, il videogioco passa da qui alla memoria. Se voglio ascoltare la musica passa da qui alla memoria. Ci siamo? Perché per essere elaborato qualunque cosa deve stare in memoria. Quindi, qualunque cosa. Dopodiché cosa succede? Il processore, che è quello che comanda tutte cose, dice, ops, mi hanno messo un programma in memoria. Vuol dire che lo devo eseguire. E allora, leggiamo cosa dice la prima istruzione. Ah, devo immettere A. Devo immettere A, ma chi la deve immettere? Come si immette un numero? Normalmente, da che cosa lo immettete voi il numero? Dalla tastiera. Dalla tastiera. Bene. Allora, il processore ci dice, tastiera A, io sto aspettando che tu mi dai un numero. Voi scrivete il numero e premete return e questo numero passa nella RAM. Poi legge la seconda istruzione, immetti B. Oh, ma dare in auto un numero A? Quindi aspetta che io scrivo un altro numero nella tastiera, premo return e il numero passa qui. Ammuzzo, in una casella ammuzzo. Poi cosa dice? Terza istruzione, ah, devo fare una somma, ma questa somma me la deve fare l'ALU. Allora, ALU, vi ricordi stai mandando ad un numero, ma fare la somma. Prende i numeri, li passa all'ALU, l'ALU fa la somma, dopodiché il processore dice, l'hai fatta la somma? Dice sì, bravo, dammi sto risultato, lo piglia e lo mette nella RAM. Passaggio seguente, cosa devo fare? Devo visualizzare la somma. Chi la visualizza? Il monitor. Monitor, vi registreranno un numero, fammelo avvirere. Il numero va nel monitor e lo vediamo. Questo è quello che succede all'interno di un computer quando si esegue un programma. Cioè, si carica il programma, il processore legge ogni istruzione e la fa eseguire a chi di dovere. Nel caso in cui il calcolo la fa eseguire all'ALU, altrimenti fa altre cose in base a quello che deve fare l'istruzione. Ci siamo fino a qua? Sì. Bravissimo. Andiamo avanti.
andiamo avanti. Abbiamo detto che queste cose stanno qua dentro. Ma non è che gli può dire il processore all'ALU: guarda che ti do il 7 e ti do il 4, fammi la somma. Perché? Perché se gli dicessi guarda che ti do il 7 e ti do il 4, il programma mi farebbe sempre e solo la somma di quando? Di 7 e 4. Se io lancio un'altra volta il programma, Manuel Cariotti, se io lancio di nuovo il programma, questo programma mi fa la somma di cosa? Sempre di 7 e 4. Sempre di 7 e 4. Io lo posso lanciare mille volte e questo programma mi farà sempre la somma di 7 e 4, perché il processore gli dice guarda all'ALU, guarda che ti sto passando un 7 e un 4, e quindi non va bene. Perché se io faccio un programma per la somma, mi deve fare un programma per qualunque somma. O è 7, o è 4, o è 100, o è meno 50, o è meno 275. Me lo deve fare sempre. E allora, quale sarebbe l'altra soluzione? Quella di dirgli, guarda ALU, io non ti sto passando il 7, ti sto passando quello che c'è dentro questo quadratino. E il quadratino si chiama AIABF32. Io programmatore, Manuel programmatore, Carol programmatore, se lo può ricordare mai o lo può sapere mai qual è l'indirizzo di memoria in cui è stato messo il 7, visto che è a Muzzo? Non lo può sapere. Vi ricordo il concetto iniziale, che era quello che il computer prende il dato e lo mette a Muzzo a qualche parte. E non è che a me mi va a dire dove l'ha messo. Quindi io programmatore che devo istruire la macchina, come faccio a dirgli prendi quello che c'è in questo quadratino se io non so che indirizzo ha? Il problema si risolve facilmente dando ai quadratini dei nomi che noi ci ricordiamo. Se io il quadratino dove ci va il 4 lo chiamo A, e il quadratino dove ci va il 7 lo chiamo B, e il quadratino dove ci va l'11 lo chiamo somma, allora io gli posso dire guarda che il numero che ti sto dando in input si chiama A, quello che ti do l'altro si chiama B, e quando devi fare la somma ALU mi devi fare la somma di quello che c'è in A più quello che c'è in B. Qualunque numero ci sia dentro A oppure dentro B, lui fa lo stesso questa somma. O dentro A c'è 4, dentro A c'è 7, o c'è 54, la somma me la fa lo stesso. Lo state capendo questo discorso? Sì. Oh. Sì. Questi nomi A, B e somma si dicono variabili. Dice, cosa sono le variabili? Sono dei nomi simbolici che usano i programmatori per localizzare un'area di memoria. È tipo un soprannome. È come un soprannome, invece di chiamare, è come quel famoso... No, questo non l'ho capito. Cioè la variabile allora corrisponde alla casella in cui... La variabile corrisponde a una casella. Ah, ok. Come il numero... 104. Cosa? No, niente. Siccome noi non possiamo conoscere l'indirizzo di locazione dove viene messo il numero, perché non lo possiamo conoscere, il computer non ce lo dice, guarda che sto mettendo il 4 nella locazione 11011101, non ce lo dice. Noi per sapere, per poter fare il programma, abbiamo bisogno di dare a queste locazioni dei nomi per ricordarceli. E allora si danno questi nomi che si chiamano variabili. Quindi quando si parla di variabili, si parla di locazioni di memoria a cui il programmatore dà un nome facile da ricordare. Ci siamo? Io queste tre locazioni le ho chiamate A, B e somma.
le potevo chiamare primo numero, secondo numero, S. Le potevo chiamare Giovanni, Peppino e Mariuzza. Le potevo chiamare... E Roberto. E Roberto. Le potevo chiamare come volevo. L'importante è che io, programmatore, so che si devono chiamare sempre così. Perché se io qui questo numero lo chiamo A, e poi qua, scusate, torno indietro, anzi esco dalla presentazione. Se questo numero lo chiamo A, e poi gli dico invece di sommare A piccolo, per lui questo A grande e questo A piccolo sono due cose diverse. Quindi mi dirà, guarda che in A piccolo non c'è niente. Chi mi sta dicendo? Capito? Le variabili devono avere un nome facile da ricordare, che indica quello che c'è dentro, per cui se io questo lo avessi chiamato... Ok. Allora, abbiamo detto che queste, che anziché prendere l'indirizzo della locazione, io gli do dei nomi, A, B e somma. Ok? Potevo chiamarli anche primo numero o secondo numero, però nella somma ci dovevo scrivere primo numero più secondo numero, perché se io qua avessi lasciato A e B, lui faceva, che cos'è A e B? Dice, no, i numeri che ti ho dato prima, ma i numeri che mi hai dato prima, tu mi hai detto che si chiamano primo numero e secondo numero, capite? Quindi se io decido di chiamare una variabile in un modo, la devo chiamare sempre in quel modo. È chiaro questa cosa? Se io sono abituata a chiamare Manuel e lo chiamo Manuel, se poi lo chiamo Giovanni, Manuel mi può rispondere mai? Non mi può rispondere. Ma certo che no. Oh, certo che no. Quindi ciao, se io Manu. Qua decido, finitela. Vale, ciao, Lano. Che questo si chiama Manuel e questo si chiama Ruben. Buonasera. Buonasera. Quindi stavo dicendo, se io questo lo chiamo Manuel e quest'altra variabile la chiamo Ruben, e voglio fare la somma di tutte e due, devo fare la somma di cosa? Io sono santo. Di Manuel più Ruben. Più Ruben. Non la posso fare la somma di A più B, perché non lo sa che cosa sono A e B, se io li ho chiamati Manuel e Ruben. Ci siamo? Insomma, quello, la somma è quadratina, qual è il nome abbiamo dato noi? Benissimo. Quindi il concetto di variabile è esattamente questo, dare un nome a uno di questi variabili. Angelo, zittiti, a uno di queste, poi ha la voce riconoscibilissima, Angelo. A uno, a ognuno, ma io mi stressa. A una di, a ognuna di queste locazioni, io do un nome che la identifica per tutto il programma. Quindi ogni volta che io devo usare il contenuto di qua dentro, la chiamo in questo modo. Dai, ma all'embot questo, vai all'embot, le altre proprio. Ma con chi ce l'hai? No, con il mio cane, che mi pusce sempre. Ci siamo, via qua? E mi fermo qua. Uno più uno creative. Per ora mi fermo qua, ragazzi. Allora, io vi metto queste slide, ve le metto su Argo. La registrazione ve la metto su YouTube, così ve la potete andare a vedere. E chi non lascia like è stronzo. Va, ragazzi! San Cristina. La prossima volta, vedete che ci vediamo su Team, eh? Va bene, Bessest. Noi ci vediamo quando? Come siete combinati? Ma torniamo slup. Lunedì che è vacanza? No. Allora ci vediamo al solito lunedì. Ci vediamo lunedì alle 11, al solito, va bene? Arrivederci, Bessest. Arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Arrivederci.
Arrivederci. Ah, a testa. Ma me ne sono morto. Arrivederci. Arrivederci.